Qui è vero che nel campo non c'è nessun cristiano, ma crediamo che Dio ha creato tutti e tutti siamo fratelli. Gli occhi della guerra ad Hanout, nella zona di Klim Harub, nel Libano centrale, Monte del Libano. Ci troviamo in uno dei tantissimi campi profughi improvvisati. Non ci sono fogne, non ci sono bagni, i servizi sono ricavati nel terreno, non c'è acqua corrente, non c'è corrente elettrica, e la situazione è al limite. I bambini purtroppo non vanno a scuola perché il denaro per il trasporto fino alla scuola non c'è, le famiglie sono indebitate perché qui pagano $100 al mese soltanto per l'affitto del pezzo di terreno dove costruire la propria casa. Wallah, man sent il madi ma shifna hada. يعني عوازل وشوادر وبدنا مي وكهرباء اهم شيء نحن هون بحاجه لشوادر شوادر النايل وليك الخيام كلها عم تشر على العالم واربع عائلات يجون هذول جداد هلاق ليك هسه خشب محطوط شوادر ما في بده المحل يسكنوا ما في بدنا نموت يا بل نجي لهون واحده من التنتين ايه على الاقل ما بيحسن يجي متخلف او اي شغله ما بيحسن يجي ايش البدله عادي طيران بيضرب قصف هدم البيوت انهزمنا بينا. Quello di Hanout è un campo dimenticato in un'area montagnosa e remota del paese. Il governo libanese non fornisce alcuna assistenza e l'UNHCR non riesce a tenere sotto controllo la miriade di campi spontanei come questo sorti in tutto il paese. E così l'unico aiuto che arriva è quello volontario della Chiesa Cattolica o di associazioni come quella fondata da padre Abdorad per dare un sostegno alle popolazioni in fuga dalla guerra. Abbiamo fondato un'associazione che si chiama Annas Linnas, gli uni per gli altri. In questa associazione sono membri di tutte le confessioni. Quello che ci importa è di dare una mano a questa gente che vive nel bisogno. Questa gente che vediamo qui è gente povera, che non vuole la guerra, che vuole vivere in pace, che vuole la giustizia sociale. Abbiamo avuto buoni rapporti, buoni aiuti da parte degli italiani, sia amici sia dalla Chiesa italiana. Speriamo che la guerra finisce, perché questa è la vera soluzione, che ognuno torna nella terra sua. Il Signore Dio ci aiuti. Alhamdulillah, grazie a Dio.